Ciao a tutti, oggi vi mostro come fare delle etichette fatte in casa per i vostri cosmetici. Vi occorre un foglio di carta da regalo. L'importante è che la carta da regalo abbia degli spazi tra un disegno e l'altro. Un foglio di carta bianco e la pellicola trasparente, quella adesiva che potete trovare in cartolibreria, quella per i libri. Vado a ritagliare la mia carta da regalo, la taglio in questo modo, questo quadratino, e lascio uno spazio vuoto vicino alla coccinella. Questo deve essere più o meno il risultato. Lo spazio bianco ci servirà appunto per scriverci il nostro prodotto. Prendo un foglio di carta bianco e vado a farci una specie di nuvoletta. Dico una specie di nuvoletta perché è terribile, io non so disegnare, quindi voi fate di meglio, mi raccomando. Poi vado a ritagliare questa nuvoletta. Una volta ritagliata la nuvoletta, vado a scriverci il nome del prodotto. In questo caso scriverò shampoo per capelli secchi. Riprendo la mia etichetta e vado ad incollare nello spazio appunto vuoto sopra la coccinella la mia nuvoletta con un po' di colla. Adesso manca solo la pellicola trasparente. Dovete ritagliare la nostra pellicola quasi il doppio della grandezza dell'etichetta. In questo caso prendo una bottiglia su cui poi ci andrò ad attaccare la mia etichetta. Vado a mettere la pellicola trasparente sull'etichetta, mi raccomando con precisione perché non si potrà più staccare una volta attaccata, e la vado a posizionare sulla mia bottiglietta. Questa è la mia etichetta, potete sbizzarrirvi con la fantasia, anzi un'altra idea che posso darvi è quella di controllare i giornali di decoupage. Io ho trovato questa pubblicità su un giornale di decoupage e di questa pubblicità mi piaceva moltissimo quel quadro o specchio che sia, così sono andata a ritagliarla in questo modo, poi all'interno ci andrò a scrivere il nome del prodotto. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, queste sono le mie etichette che ho ritagliato in diverse grandezze. Mi raccomando, sbizzarritevi e noi ci vediamo alla prossima. Grazie di aver seguito il tutorial, a presto!